tutti ragazzi e benvenuti in questo video. La Juventus si ferma alla Franchi, Fiorentina 0, Juventus 0. Esordio da dimenticare nella panchina bianconera per Maurizio Sarri. Quest'oggi era la prima partita fisica per l'ex allenatore del Napoli, del Chelsea, alla Franchi, nella sua Firenze. Niente da fare per la Juventus, un pareggio che porta i bianconeri a 7 punti in classifica, aspettando questa sera però sia il Napoli in campo tra pochissimi minuti, aspettando anche ovviamente l'Inter che giocherà a San Siro contro l'Udinese alle ore 20:45. Una partita da dimenticare, dicevamo, non solamente per la prestazione al di sotto sicuramente delle aspettative quest'oggi alla Franchi, ma anche per i tantissimi infortuni che adesso sicuramente preoccupano per mercoledì, perché mercoledì la Juventus scenderà nuovamente in campo, questa volta in Champions League alla Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid. Infortunio per Douglas Costa dopo appena 3 minuti, infortunio nella fine del primo tempo per Milan Pjanic, infortunio a causa dei crampi invece per Danilo nel secondo tempo. Esce Douglas Costa, uscirà Pjanic, uscirà anche Danilo, quindi Juventus costretta a utilizzare i tre cambi per 3 infortuni all'interno dei 90 minuti. Niente da fare quindi anche per Paolo Dybala, lì davanti ancora una volta Gonzalo Higuain, terza partenza consecutiva dopo Parma e Napoli per il Pipita, che oggi comunque secondo il mio punto di vista è stato il migliore in campo. Sua la verticalizzazione che ha portato all'azione più pericolosa la Juventus al 75esimo, quella diagonale per Khedira che non è riuscito prima né a tirare neanche però a passare all'interno a Cristiano Ronaldo, anticipato da Pezzella. Questa la più grande occasione, questa è la fotografia della Juventus quest'oggi al Franchi. Poche occasioni, quasi niente lì davanti, un Cristiano Ronaldo sicuramente insufficiente, la prova per CR7, mi aspettavo sicuramente qualcosa in più da l'asso portoghese. Male anche Bernardeschi, entrato al sesto al posto di Douglas Costa, bene come dicevamo in precedenza anche Gonzalo Higuain. A centrocampo invece Pjanic male per quello che ha giocato nel primo tempo, poche verticalizzazioni, tanti palloni persi, ammonito al decimo minuto, e invece sicuramente al di sotto delle aspettative anche le prestazioni di Khedira e Matuidi. Matuidi perde troppi palloni, Khedira invece ci ha provato sicuramente sua, diciamo, l'occasione più importante, però lì davanti, lì in quell'occasione doveva sicuramente tirare secondo il mio punto di vista. In difesa bene De Ligt, tranne quel retropassaggio shock nel primo tempo a Szczęsny che ha rischiato tantissimo in un retropassaggio con Chiesa, veramente lì ragazzi abbiamo rischiato di andare sotto, e sicuramente però molto meglio la difesa rispetto alle prime uscite. Parma sicuramente il reparto difensivo aveva tenuto abbastanza bene, contro Napoli 3 gol presi in 15 minuti, quindi comunque c'era qualche punto interrogativo sulla difesa bianconera, con anche l'inserimento di De Ligt al posto dell'infortunato Chiellini. Quest'oggi De Ligt ha giocato sicuramente una partita maschia, ammonito per un fallo in contropiede ben speso su Ribéry. Ecco, però adesso parliamo anche perché la Juventus ha giocato sicuramente al di sotto delle aspettative, ma anche a, diciamo, sicuramente per merito di una bellissima Fiorentina che quest'oggi ha interpretato al massimo, a pieni voti questa partita. Dopo la prestazione bellissima contro il Napoli, una sconfitta immeritata per quella che era stata l'economia del match, la sconfitta abbastanza, diciamo, meritata invece a Luigi Ferraris contro il Genoa, ecco, questa è sicuramente una prestazione convincente per tutto il Franchi, sia per Rocco Commisso ma anche per Montella. Quest'oggi la squadra veramente ha giocato una bellissima partita, la Fiorentina meritava anche la vittoria per quello che ha creato all'interno del primo tempo, secondo tempo un po', diciamo, meno occasioni, ma là davanti sia Ribéry sia Chiesa si sono veramente fatti trovare pronti. E c'è anche una novità, una forse anche una sorpresa per tutti i tifosi della Fiorentina: Dalbert ha giocato una gara pazzesca, arrivato dall'Inter, arrivato come scarto dell'Inter
all'Inter. Dalbert invece si sta veramente facendo trovare pronto. A Genova è andato a prendersi, è andato diciamo, a procurarsi il calcio di rigore e poi trasformato da Pulgar. Quest'oggi ha giocato una partita veramente molto molto diciamo fisica, ma anche non ha sbagliato palloni, cioè ha giocato veramente una partita al di sopra diciamo di quello che in questo momento tutto il mondo del calcio italiano sta pensando di Dalbert. Dalbert è arrivato come scarto dell'Inter alla Fiorentina, secondo me potrebbe veramente fare molto molto bene. Quindi ragazzi, pareggio per la vecchia signora a Firenze al Franchi dopo due vittorie consecutive nelle passate stagioni. Si ferma la banda di Sarri, 0-0 Juventus a 7 punti. La Fiorentina invece sblocca la classifica dopo due sconfitte contro Napoli e Genoa e diciamo prende, si fa diciamo raccoglie il primo punto in classifica. Mercoledì l'impegno europeo, però in queste condizioni sicuramente sarà molto molto faticoso uscire indenni dal Wanda metropolitano. Io vi ringrazio per attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.